Sull'intervista realizzata dal TRC Giornale riguardo la mancata assegnazione delle case popolari interviene l'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli, che ha fatto il punto sul lavoro messo in campo dal Comune per rispondere il prima possibile all'emergenza abitativa di Civitavecchia. Proprio in queste ore sono in corso dei sopralluoghi da parte degli uffici comunali e riunioni tra i vari assessorati coinvolti su tutti quello ai lavori pubblici, al bilancio, finanze e patrimonio. L'intervista. Assessore Napoli, il clima si scalda un po' dalle persone che aspettano l'assegnazione delle case popolari. Abbiamo realizzato anche noi un'intervista a una signora in attesa appunto di ricevere l'assegnazione, però a Palazzo del Pincio lei ci ha assicurato si lavora alacremente e a breve ci saranno risposte. Sì, infatti questa è una tematica molto importante ed è uno degli obiettivi di questa amministrazione. Mi rendo ben conto di quanto sia difficoltoso per una persona che ha necessità di avere un alloggio con un pagamento di affitto sicuramente molto inferiore rispetto a quello che è presente nei normali appartamenti e nelle normali agenzie. Stiamo lavorando ma da molto tempo su questo problema, che è interconnesso con altre situazioni che stiamo risolvendo. Questo assessorato ha fatto naturalmente quello che era nel suo, ovvero la conclusione di un iter burocratico dell'esamina delle domande presentate per la casa popolare e considerando anche gli eventuali aggiornamenti che le persone hanno presentato, e da 800 domande noi abbiamo visto che c'è stata naturalmente anche quella che è una minima variazione della graduatoria, questo proprio ad indicare quanto il tasso di povertà sia aumentato e quanto le situazioni si siano purtroppo rafforzate da un punto di vista involutivo rispetto al grado di povertà delle persone, no? E naturalmente noi stiamo lavorando da tempo, abbiamo con il sindaco anche accolto quelle che erano le richieste delle persone proprio recentemente per spiegare quali potessero essere gli impedimenti per consegna di appartamenti e di assegnazioni, che sono due tempi differenti. I servizi sociali quindi stanno procedendo con quella che è la richiesta di disponibilità di alloggi, vedere quali tipologie siano disponibili, perché anche questa è un'altra criticità, no, da considerare rispetto a coloro che sono all'apice della graduatoria. Mi rendo ben conto del problema, quindi sono solidale con le persone che comunque ho ricevuto più volte, determinate persone anche che hanno rappresentato delle difficoltà. Spesso queste persone però hanno già avuto, come giusto, il contributo da parte del Comune e dei servizi sociali per quello che può essere il sostegno per l'affitto, più altri sostegni che hanno, e quindi sono certa che presto riusciremo a dare risposta attiva a queste persone attraverso le assegnazioni. Ma torno a dire, anche altri assessorati si stanno occupando attivamente di quelle che sono le specifiche per poter arrivare a questo importante obiettivo. Nessuno viene lasciato solo attraverso contributi, attraverso sostegni che è possibile dare. Quindi io mi sento fiduciosa affinché in tempi stretti si riesca a raggiungere questo grande obiettivo. Ecco, date è difficile darle, fissare appunto delle date, però sicuramente possiamo assicurare che quotidianamente, ci diceva dei sopralluoghi che sono stati effettuati nelle ultime ore, si lavora per risolvere. Abbiamo fatto già due riunioni proprio in tempi stretti, sia con l'assessorato ai lavori pubblici, quindi con l'assessore D'Ottavio, con l'assessore Di Paolo, che sono strettamente legati come patrimonio e lavori pubblici, sempre in presenza del sindaco e dei dirigenti, perché siamo sicuramente coscienti delle difficoltà, ma sappiamo che c'è una soluzione che speriamo poter comunicare entro breve. Quali sono le prime norme da attuare per contrastare il gran caldo di questi giorni e quali creme solari è meglio utilizzare per poter prendere il sole? E i bambini come si devono comportare? Sono alcune delle domande che abbiamo posto al noto pediatra Flavio Magliani, che ci dà le risposte in questa intervista. Siamo nello studio del dottor Flavio Magliani, abbiamo disturbato durante il suo lavoro perché volevo chiedere qualche consiglio per quanto riguarda l'estate, visto che ormai il sole è incombente, siamo nella calda stagione. Sì, facendo io pediatra e occupandomi prevalentemente di bambini, devo dire innanzitutto che non è che si deve pensare che perché è caldo la stagione non è foriera di situazioni, diciamo, poco favorevoli per i bambini. Quindi direi bere molto e soprattutto, anche quando si va in giro,
usare degli accorgimenti molto validi di fotoprotezione. Riguardo alla camera solare, chiedo soprattutto per i bambini, visto lei è proprio un pediatra, per cui spesso capiterà che delle mamme e dei papà chiedano proprio consiglio su questa situazione. Ma certo, assolutamente. Ritornando appunto alla fotoprotezione, noi come pediatri avevamo proposto con un acronimo una serie di suggerimenti che era stato chiamato appunto dall'acronimo dell'iniziale di queste parole, progetto COCCO, appunto le iniziali COCCO cappello, perché il primo schermo per i danni da raggi ultravioletti sono i vestiti, un bel cappellino possibilmente con delle falde abbastanza ampie che protegga il viso, le orecchie e gli occhi soprattutto. E la seconda parola dell'acronimo, la O, appunto, occhiali. Usare degli occhialetti anche per i bambini più piccoli, che servono non soltanto a proteggere dai danni diretti del sole, quindi delle congiuntiviti da raggi ultravioletti, che sono molto frequenti, d'estate le vediamo molte, ma serve anche da eventuali danni futuri, e sto alludendo appunto pensando al melanoma dell'occhio, che è una cosa molto rara ma è molto grave. La camicia, ritornando appunto al discorso dell'indumento, la crema, l'ultima sigla che è la O, ombrellone, per quando si va a mare. E riguardo le creme, ne esistono di tanti tipi, esistono schermi fisici, schermi chimici. Quelli che vanno per la maggiore e che sono più razionali sono le creme. Appunto queste creme devono avere un fattore di protezione almeno 30, e la crema protettiva 30 è molto efficace perché protegge dai raggi ultravioletti intorno al 97%. A che età i bambini si possono esporre al sole? Io vedo bambini piccolissimi che vengono portati in spiaggia, questo non è mai una buona abitudine. I bambini addirittura fino a 2 anni, come consigliamo noi, non andrebbero esposti direttamente al sole. Se si va in spiaggia si deve andare soltanto nelle ore in cui non c'è la sommatoria degli UVA e gli UVB. Quando sono in combinazione questi raggi determinano un danno cutaneo più profondo, e quindi questo potrebbe creare problemi verso la terza, quarta, quinta decade di vita. Ritornando all'età di esporre, dobbiamo considerare soprattutto che i bambini fino a 2 anni non hanno la melanina, quindi naturalmente sono indifesi. Secondo un nuovo studio che ha coinvolto 47 volontari, i quali stavano soffrendo di episodi depressivi, i probiotici potrebbero avere un ruolo da svolgere nel trattamento della depressione. Lo afferma il dottor Giovanni Ghirga, che informa che i partecipanti alla ricerca che hanno assunto integratori probiotici, oltre agli antidepressivi, hanno mostrato un miglioramento maggiore dei sintomi depressivi rispetto a quelli che hanno assunto un placebo nel corso di un periodo di indagine di 31 giorni. I ricercatori hanno anche notato cambiamenti, spiega Ghirga, causati dai probiotici nella flora intestinale di chi li ha assunti, un aumento dei batteri produttori di acido lattico. Con una conoscenza aggiuntiva dell'effetto specifico di alcuni batteri, potrebbe essere possibile ottimizzare la selezione dei batteri e utilizzare la migliore miscela per supportare il trattamento della depressione. La Prologo Cittadina, con la 9ª edizione di Note al Tramonto alle Terme Taurine, ha aderito anche quest'anno alla Festa Europea della Musica, patrocinata dal Ministero della Cultura e che vede tra i partner anche l'UNPLI. Quest'anno la festa sarà dedicata a David Sassoli, recentemente scomparso. Diversa da un festival senza vincoli di genere musicale, la manifestazione è la festa di tutte le musiche e di tutti i musicisti. Un incontro tra generi, culture e professionalità diverse, tra musica classica e rock, colta e popolare. Protagonista dell'edizione 2022, organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune e della Fondazione Caricev e inserita come evento nel circuito europeo, sarà la banda musicale Giacomo Puccini, diretta dal maestro Francesco Davia. Il programma di domenica prevede una visita guidata del sito archeologico delle Terme Taurine, che sarà aperto in orario straordinario. Alle ore 19 sarà il momento dell'esibizione del complesso bandistico, con un repertorio appositamente studiato per l'occasione e che spazierà dal genere classico a quello contemporaneo, con richiami alla storia dello stesso sito archeologico. Il Museo Virtuale della Macchina del Tempo e gli Sbroccati Enduro Bike invitano la cittadinanza a partecipare all'iniziativa Pedalando nella Storia, passeggiata turistico-culturale in bici per le vie del centro, che si svolgerà domenica dalle 19 alle 21, con partenza dalla Marina e la guida di Roberta Galletta, per promuovere la conoscenza e la divulgazione dei monumenti e dei siti archeologici presenti in città. Partecipazione in bici libera e gratuita.
Arrivano dati ancora confortanti sul piano ambientale. L'ultimo report di Arpalazio è relativo alla scorsa settimana, evidenzia ancora una volta una situazione di assoluta tranquillità, nella quale i valori degli agenti inquinanti controllati attraverso le 14 centraline sparse in tutto il territorio cittadino risultano ampiamente al di sotto dei livelli di allarme. Il servizio. Dati ancora confortanti sul piano ambientale a Civitavecchia. L'ultimo report pubblicato sul sito istituzionale di Arpalazio e relativo alla settimana compresa tra il 6 e il 12 giugno evidenzia ancora una volta una situazione di assoluta tranquillità, nella quale i valori degli agenti inquinanti controllati attraverso le 14 centraline sparse in tutto il territorio cittadino risultano ampiamente al di sotto dei livelli di allarme. Si tratta di numeri veramente bassi che, come già rilevato la scorsa settimana, sembrano andare in controtendenza rispetto al fisiologico aumento delle attività maggiormente inquinanti, come quelle portuali e quelle legate alla produzione di energia. Senza considerare il traffico, poi, il cui incremento è fisiologico durante la stagione estiva, anche in considerazione della gran massa di turisti e passeggeri che raggiungono il porto. Andando come sempre nello specifico per quanto concerne gli ossidi di azoto, nella centralina di Via Morandi si è registrata una media di 37 microgrammi al metro cubo contro i 34 della settimana precedente. In Via Roma ugualmente si è raggiunta una media di 37 microgrammi contro i 34 della settimana prima, mentre a Villa Albani si è passati da 28 a 27 microgrammi e al porto da 30 a 28. Ricordiamo che il livello di allarme è fissato dalla legge a 200 microgrammi. Per quanto riguarda la media del particolato, ovvero delle polveri, è stata di 19 microgrammi al metro cubo al porto, 4 in meno rispetto alla settimana precedente, e di 22 microgrammi a Villa Albani, ben 13 in meno rispetto a quella rilevata dal 30 maggio al 5 giugno. Nel caso del PM10 o particolato, la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi. Basso ancora 0,1 microgrammi il valore del benzene misurato nella sola centralina di Fiumaretta e in diminuzione anche il monossido di carbonio sceso da 0,6 a 0,5 microgrammi a Fiumaretta e da 0,7 a 0,6 in Via Roma. Valori medi degli agenti inquinanti bassissimi anche nei quartieri. Per quanto riguarda i biossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato a Sant'Agostino con 5 microgrammi. Seguono Aurelia con 8, Faro con 11, San Gordiano con 14, Fiumaretta con 16 e Campo dell'Oro con 17. Per quanto riguarda invece il PM10 si va dai 12 microgrammi di Aurelia, ai 17 di Sant'Agostino, ai 18 del Faro, ai 20 di Fiumaretta e Campo dell'Oro per finire con i 22 di San Gordiano. Anche a Civitavecchia e alla Dispoli, Poste Italiane celebra la festa della musica, in programma lunedì 21 giugno in tutto il mondo. Poste Italiane, per l'occasione, in concomitanza del suo 160° compleanno, ha realizzato una cartolina dall'immagine serigrafata e un annullo speciale. A Civitavecchia e alla Dispoli la cartolina sarà disponibile rispettivamente negli uffici postali con sportello filatelico di via Giordano Bruno 11 e in via Regina Margherita 10, dove da lunedì a sabato prossimi sarà possibile anche richiedere l'annullo speciale dedicato all'evento. Parte il 20 luglio il campo estivo organizzato dall'associazione Solidarietà Problemi Handicap Onlus, intitolato Quelli che d'estate anche i sogni continuano. Il centro estivo verrà organizzato presso i locali della Sproa in Largo D'Onofrio a Civitavecchia. Quest'anno inoltre ricorrono i 40 anni di fondazione della Sproa Onlus e per celebrare questo traguardo il 24 giugno dalle ore 9 presso il Parco Polmone Verde, sito in via Tramontana, verranno piantumati degli alberi che porteranno i nomi dei ragazzi fondatori, abbinati ai nomi degli attuali fruitori del centro. Si intitola Il ritorno, il nuovo sonetto di Pasquino. L'anonimo poeta dialettale affronta il tema più caldo della settimana, quello del ritorno a Civitavecchia, della statua del bacio che tante polemiche ha scatenato negli ultimi giorni tra chi è favorevole e chi è contrario. Sentiamo. Pare che per una cifra assai modesta, che il bilancio ne manco ci fa caso, il sindaco si è fatto persuaso de fa tornà la statua che è richiesta. Il turismo è così che sta ridesta. Qualcuno potrà pure storcere il naso, dicendo che se fa fuori del vaso, perché la storia nostra si carpesta. Ma quando stava lì bella e possente, in fondo era per tutti un bel vedere, pure si non c'entrava proprio niente. Sì, pareva una presa per sedere, e ci pareva a tutti assai evidente che non adera il cacio con le pere. Il costo vuoi sapere?
sono 35.000 euro l'anno. Sarà pure per questo che m'addanno. Vogliamo rinforzare la squadra con la società, stiamo già lavorando per farlo. Sono queste le prime parole di Umberto Di Maio, da allenatore della Futsal Civitavecchia. Il tecnico ex AS Santa Severa e Vistirena ha già iniziato il suo nuovo percorso nel club nerazzurro, che si era interrotto lo scorso agosto e che si è riannodato ufficialmente in questi giorni. L'intervista. Siamo con Umberto Di Maio, mister, torna sulla panchina della Futsal a un anno di distanza, con quali propositi? Propositi buoni, positivi, soprattutto dopo l'anno di stop dovuto a situazioni extra sportive. Diciamo, extra sportive. Sì, e quindi più che altro con tanta voglia. E in questo anno è cambiato un parecchio per quanto riguarda la Futsal, che si era presentata al campionato di C1 come matricola, come squadra che puntava alla salvezza. Alla fine l'anno è andato diversamente, perché il playoff è stato mancato solamente all'ultima partita, per cui c'è voglia di tornare a combattere per importanti obiettivi. Sì, speriamo di sì, perché comunque adesso secondo me è presto, perché siamo a metà giugno, quindi le squadre avversarie non so come si muoveranno. Ho da qualche notizia che ho, la Tifana ha preso Corsoletti, è un allenatore comunque ha vinto anche in ambito nazionale. Il stesso Valcalmeno si sta rinforzando, quindi dobbiamo vedere comunque anche gli avversari di che caratura comunque faranno. E con la società ha parlato per quanto riguarda la squadra della prossima stagione, se ci saranno riconferme, se qualcuno andrà via? Ci stiamo muovendo, e innanzitutto sulle riconferme. Poi per rinforzare la squadra comunque con Andrea, con Enzo, sì, ci stiamo comunque incontrando e stiamo buttando giù, diciamo, la rosa del prossimo anno. Quindi finalmente torna in panchina, immagino che la carica sia già tanta per questa avventura. Sì, poi come ho già detto in precedenza, ho tanta voglia di tornare, sono poi contento comunque di tornare soprattutto lì alla Futsal, che ho fatto diciamo un mese e mezzo dopo il Covid è stato sospeso, quindi ho cominciato e ho fatto pochissimo comunque lì. Giunge all'ultima curva il campionato di Serie A2 per la Coser, domani alle 16, primo scatto al centro al Palagalli per le gialloblu, che affronteranno la Fortitudo. La formazione dei Castelli Romani è salva, ha poco da giocarsi anche il 7 di Daniele Lisi, che però deve ancora ufficializzare il suo quarto posto in classifica e quindi ha più motivazioni rispetto alle avversarie. Manca poco più di un mese al nuovo match di Cristian Gaspari. Il pugile allenato dal papà Riccardo e dallo zio Angelo salirà sul ring il prossimo 23 luglio per difendere la cintura mondiale IBO giovanile dei pesi leggeri, dopo averla indossata ad aprile grazie al successo del Palasport in Sollera Tamagnini. Teatro dell'incontro, il Pala De Angelis di Santa Marinella, messo a disposizione dal sindaco Pietro Tidei. Solo un nodo da sciogliere, quello dell'avversario, che ancora non è stato annunciato. Gli organizzatori sono al lavoro per definire il pugile, che sarà all'angolo opposto rispetto a quello di Iceman. Si è tenuta nei giorni scorsi la prima parte del corso di aggiornamento tecnico per insegnanti tecnici della Filcam. Con l'occasione è stato presentato il nuovo programma federale di graduazione di passaggio di cintura nera dal primo al sesto dan. Successivamente, con i vari docenti di stile, i tecnici hanno partecipato alla parte pratica per presentare i programmi stessi. Il meeting si è concluso in positivo per tutti i partecipanti e gli organizzatori, vista la notevole partecipazione attiva alle lezioni e agli interventi tenuti dagli specialisti. A fine corso i tecnici hanno ringraziato i propri docenti di stile. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.